Ciao ragazzi e ciao ragazze. Oggi è più come al solito, ciao ragazze che ciao ragazzi, perché anche oggi recensirò un libro per donne, esclusivamente anche perché la casa editrice è La Leggera Editore, una casa editrice che oltre a attuare, come anche la Newton Compton, una politica editoriale che prevede dei prezzi molto molto bassi. Infatti il libro di cui sto per parlare costa 10 euro, 12 euro, no, 10 euro. E quindi oltre ad attuare questa politica, comunque è una casa editrice interamente al femminile, nel senso che fa libri comunque d'amore, romance, paranormal romance, storici, contemporanei, però tutti d'amore, comunque con un elemento di amore centrale, fondamentale. E il libro di cui vi parlerò oggi si chiama Lezioni di seduzione di Emma Wiles, di cui La Leggera Editore ha pubblicato altri due libri, mi sa uno prima di questo e l'altro dopo, che non ho e vorrei assolutamente avere perché mi è piaciuto tantissimo, sia come era scritto, sia comunque la trama. E niente, però non chiedetemi i titoli perché non me li ricordo, però se andate sul sito della Leggera Editore o comunque se digitate su Google Emma Wiles sicuramente li trovate. Allora, quindi parliamo di questo Lezioni di seduzione, che è questo qua, come sempre con l'effetto specchiato che non sono in grado di togliere. E leggiamo un po' il sottotitolo. Come si conquista un uomo? Direttamente dall'Ottocento, consigli di seduzione intramontabili, audaci, irriverenti e arguti. Ora, diciamo subito, sgombriamo il campo ai dubbi, dicendo subito che questo romanzo, lungi dall'essere un manuale di quelli pesanti o comunque tutti incentrati sui comportamenti degli uomini, sulle tecniche, diciamo che può essere presentato così, ma in realtà non lo è, perché a parte che è un romanzo spassoso, divertentissimo, quindi se siete alla ricerca, non so se magari avete avuto una giornata di lavoro pesante o se comunque fate l'università, state preparando esami, quegli esami mattoni con quei libri pesantissimi, eccetera. È l'ideale per rilassarsi, magari la sera prima di andare a dormire, anche se prima di andare a dormire io consiglio sempre libri un po' più soporiferi, perché almeno per quanto mi riguarda, quando un libro poi è troppo bello, io poi non dormo più e così mi sono fatta le migliori nottate sveglia. E poi la mattina dopo c'avevo gli occhi tipo panda e voglia io passare con il correttore, niente. Le donne mi capiscono e niente, quindi questo è un è divertente, è una bella storia. Parla comunque della storia di Brianna, si chiama. Scusatemi, io non, quando non faccio un po' fatica a ricordare le trame, tutto quanto perché ne leggo talmente tanti e faccio confusione, quindi preferisco attenermi alla quarta di copertina. Si chiama Brianna e ha sposato un nobile, bellissimo, ma molto freddo, molto attento alle convenzioni. E questa ragazza, che comunque, pur essendo una ragazza nel romanzo ambientato nell'epoca vittoriana, quindi l'epoca austera per eccellenza, l'epoca dei costumi, della rigidità dei costumi, quindi vabbè. Diciamo che si prende molte libertà storiche questo romanzo, perché io ho forti dubbi che nell'età vittoriana una donna, soprattutto una giovane donna, potesse, che non era una cortigiana, potesse concepire una maniera di parlare e di fare così spinta come la protagonista del romanzo. Però vabbè, essendo un romanzo, comunque alla finzione letteraria si concede questo ed altro. Dicevo, questa Brianna, che anche lei, vabbè, bellissima, sono sempre tutti bellissimi in questi libri, non c'è bisogno che lo specifico, trova e compra un libro di una cortigiana che dà appunto dei consigli. Il bello è che questi, appunto, come ho detto, non sono consigli pesanti o comunque tutti incentrati su come intortare il maschio, su queste cose che francamente non ce ne frega niente, ma sono spassosi perché sono consigli che riguardano comunque il sesso. Quindi è un, come moltissimi libri della Leggera Editore, è un libro molto bollente che può offrire alle donzelle tante tante idee da sfruttare col proprio uomo e non, quindi se qualcuno, non lo so, ha una relazione magari un po' fiacca, che ha bisogno di una svegliata, diciamo che è il libro ideale. Poi, come ho detto, è divertente perché poi ovviamente succedono casini, fraintendimenti e la cosa bella è che non è visto solo dalla parte delle donne, ma anche dalla parte degli uomini. Anche se
questi uomini mi sembrano un po' inverosimili, diciamo troppo, come al solito, troppo perfetti per essere veri. Diciamo che una qualsiasi persona abbia frequentato un attimino qualche uomo, ma non dico tanti, anche due o tre, tipo il padre, il fratello, si renderà conto che, vabbè, che gli uomini sono molto femminilizzati in questo romanzo, quindi effetti, ci fanno una bella figura, quindi già questo dovrebbe, cioè se fanno una bella figura vuol dire che non sono reali. E niente, però la cosa più bella è che appunto non ho, cioè, lo leggi tutto d'un fiato perché poi è scritto bene, perché la cosa che mi piace di questi romanzi è che comunque nonostante la leggerezza, la frivolezza, nonostante tante volte appunto siano un po' surreali, un po' così, però poi alla fine sono scritti molto molto bene, i personaggi sono molto approfonditi e del resto ci sarà un motivo perché Emma Wiles è sempre ai primi posti delle classifiche un po' di tutti i mondo, credo sia inglese o al massimo americana, no, americana del Midwest, vive col marito e niente, quindi è proprio, sono scritti bene, si leggono velocemente, la trama è carina e poi dà un sacco di idee. Diciamo che non c'è nient'altro da dire fondamentalmente di questo romanzo, se non appunto anche a me piacciono questi romanzi anche da affiancare nei rari casi in cui intendo sorbirmi magari qualche mattone, qualche classico, qualche libro diciamo più pesante di quelli che leggo normalmente. E l'ideale è da affiancare proprio perché permette alla mente comunque di svagarsi. Con simpatia, cioè non è nemmeno eccessivamente romance, cioè è più che sull'amore, è incentrato sul sesso, il che secondo me è anche un bene perché permette di raggiungere un po' il livello dello scherzo, della spiritosaggine, perché poi alla fine quando si parla di amore, in tanti romanzi l'amore si va in... i romanzi d'amore ultimamente sono diventati molto tragici, molto melodrammatici, anche in un certo senso difficili da credere o comunque da immaginare reali, vengono visti proprio, almeno io li vedo come una caricatura della realtà. Mi piacciono invece questi romanzi sostanzialmente senza pretese, che comunque parlano di amore, ma parlano di amore con leggerezza, senza sparare termini, senza queste cose melodrammatiche di due che si vedono a colpi di fulmine, cose del genere. È un romanzo in cui non ci sono drammi, quindi non piangete, al massimo vi fate una bella risata, al massimo mettete qualche tecnica in pratica col vostro uomo, però per il resto è un romanzo che si lascia leggere molto velocemente e che sono sicura piacerà comunque a tutte le donne, soprattutto quelle che amano la linea letteraria della Leggero Editore. Ovviamente chi conosce la casa editrice sa che la politica è questa e devo dire, a me sono sempre capitati bellissimi libri loro, tranne... Perché, come sapete, io quando un libro non mi piace, comunque non faccio la videorecensione. Al massimo faccio la recensione sui siti, ma non la videorecensione no, perché non vedo cosa ci sarebbe di bello a stare qua a dirvi questo romanzo fa schifo, non compratelo, non compratelo. Alla fine, come a me fa schifo, magari altre persone possono trovarlo comunque gradevole, quindi non ci tengo a fare questo tipo di pubblicità. Però devo dire che non tutti i libri leggere, la Leggero Editore in un'occasione, che è anche un libro abbastanza recente, che non so se avete sentito Innamorarsi a Manhattan, lì ha toppato di brutto, perché secondo me quel libro di una tale Kate Parker, mi sa, secondo me quel libro è stato pubblicato perché l'autrice è straniera, americana, e poi perché parla di Tiffany, no? Il famoso negozio gioielleria americana che è entrato in auge appunto con, è tornato in auge, è diventato ancora più famoso di quello che era per via del libro pubblicato dalla Newton Compton, Un diamante da Tiffany, quindi loro per riprendere questo successo hanno pubblicato questo Innamorarsi a Manhattan che è scritto da schifo, che i personaggi sono terribili, è veramente uno dei libri più brutti che abbia mai letto, ma proprio brutto, brutto, brutto da non salvare niente. E la cosa che mi ha sinceramente sorpresa, mi ha lasciata allucinata, è che quando poi sono andata su Anobi per dargli le stelline, cioè mi sono resa conto che c'era gente, donne, a cui era piaciuto, quindi ho detto, boh, cioè alla fine non... o sono io che non capisco niente, oppure anche la schifezza, più schifezza, o magari può piacere a qualcuno. Però come vi ho detto, non è il caso di questo qua.
Quindi se appartenete al genere femminile e se vi piace questo genere di romanzi, compratelo. Costa 10 euro, Leggero Editore, Lezioni di seduzione di Emma Wiles. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!